fare in macetofenia dopo Lucca Comics e non mi è avanzata una sega di spazio. Mi spiegate dove la metto questa? Ciao bimbi e benvenuti ad un nuovo capitolo della Nerd Cultura. Giorni fa ho pubblicato un video dove esprimevo la mia idea sulla situazione del fumetto italiano. Vedendola dall'esterno mi sono lamentato di quanto siano fermi certi personaggi storici italiani, di quanto non si investa nel pubblicizzare autori emergenti o storie un po' più di nicchia per farle conoscere alle nuove generazioni. Molti nei commenti di questo video mi hanno scritto: Dario, ma non hai parlato di Rotman? Ovvio che no, citarlo e basta mi sembrava un pochino riduttivo perché a mio parere questo personaggio merita un video tutto per sé. Rotman infatti è uno di quegli esempi di come il fumetto italiano può aprire il culo al fumetto estero per soffiarvici dentro. E non solo perché il ratto e di conseguenza Ortolani ci insegnano che con l'impegno e la bravura c'è ancora speranza di emergere in questo stato. Intendiamoci però, è un casino pubblicare in Italia, ci sono delle storie che nonostante siano interessanti un minimo seguite vengono chiuse completamente a caso e sempre più persone si buttano su altri stati per soddisfare le proprie voglie di fumetto. E non sto parlando degli hentai. A mio parere però le nuove leve non dovrebbero assolutamente arrendersi, ma bensì cercare di fare qualsiasi cosa per farsi notare. L'importante è mandare in giro i vostri lavori, non lo so, magari vi stampate in casa i vostri fumetti e poi li piazzate ovunque. Anche se per me la scelta migliore è farsi pubblicare o fondare proprio delle riviste indipendenti o autoprodotte, un po' come ha fatto Lea Ortolani all'inizio. Infatti l'autore del Ratto, prima di arrivare al successo nazionale, si è fatto un culo sì, e soprattutto ci ha sempre creduto. Ha vinto un concorso per giovani talenti, ha pubblicato le sue primissime storie su una rivista indipendente e per finire si è pagato di tasca sua una propria testata che è durata, se non mi sbaglio, 2 o 3 numeri. Dopo aver fatto tutte queste belle cosine e dato che la demenzialità di Lea Ortolani era una cosa meravigliosa, la Marvel Italia pensò bene di dire: questo vi spacca culi, assumiamolo, vai! A quel punto Rotman e il bagaglio culturale di Lea Ortolani diventano mainstream e tutti da lì in poi si faranno dei sonori rasponi a domani su questo fantastico personaggio. Ora viene da chiedersi, ma perché Rotman è diventato così famoso e perché proprio la Marvel Italia ha deciso di pubblicarlo? La risposta è molto semplice, in primis per la comicità e l'originalità del prodotto. Ortolani infatti sa scrivere in maniera divina e ogni vignetta troviamo battute, no sense, giochi di parole, cioè che farebbero ridere chiunque, anche per il cretino di Ostanzo. È una comicità molto intelligente, non è basata sulla parolaccia forzata o sulla scivolata, sulla buccia di banana, cioè molte battute infatti non si capiscono alla prima, sono battute molto velate e lasciate solo per l'occhio e il cervello delle persone più attente e intelligenti. Molte volte infatti leggendo mi sono trovato a pensare: cazzo, ma questa qui come gli è potuta venire in mente? E altrettante volte mi sono messo a leggere le storie vecchie e ho trovato delle battute che non avevo capito alla prima lettura. E credetemi ragazzi, è difficilissimo far ridere e mantenere dei buoni tempi comici nella scrittura e in particolare nel fumetto, infatti c'è veramente poca roba che mi fa ridere di brutto. A mio parere però il motivo principale del successore di questo personaggio è di fare molta comicità basata sulla parodia. Rotman infatti per me rappresenta la perfetta parodia del mondo supereroistico, in particolare dell'universo Marvel. Ortolani infatti possiede un altro grande dono, ovvero sa come si fa una parodia, che in questo ultimo periodo sempre meno persone sanno fare. Vediamo i vari horror movie, epic movie, mordimi e quelle altre stronzate lì che si spacciano per parodie quando non lo sono per lo più scimmiottature o pseudo imitazioni che servono a tirare i detrattori dei film presi per il culo, così si tirano su tanti bei soldini. La parodia vera per me si fa prendendo quei cliché e quei momenti memorabili e caratteristici di un film per portarli poi all'eccesso e prenderli spudoratamente per il culo. Basta guardarsi Frankenstein Junior, dove i personaggi e gli eventi sono una caricatura portata all'eccesso dell'originale Frankenstein, o i vari Una pallottola spuntata o gli Austin Powers che fanno il verso ai film polizieschi e ai 60 milioni di film di James Bond. Per fare una bella parodia, secondo me, non basta imitare il prodotto che prendi per il culo infilandoci 2 o 3 battute di merda dentro. Anzi, secondo me, quello che te prendi di mira, in un certo senso, lo devi apprezzare, perché solo avendo una profonda conoscenza dell'argomento puoi sapere cosa devi parodiare. Se vuoi parodiare, per esempio, i film di Rocco Siffredi, devi sapere come si usa l'arnese. E se appunto, come nel caso di Rotman, vuoi parodiare il mondo dei supereroi, devi sapere moltissime cose riguardo a essi. E Ortolani, come ho già detto prima, di cose ne sa veramente tante.
E infatti diciamo che Ratman è il concentrato di tutti i cliché dei supereroi Marvel, e passando anche per Watchmen. È un personaggio completamente stupido e ingenuo, e che non sa nemmeno lontanamente cosa vuol dire avere un superpotere. Comunque sia, fa sempre il figo e si pavoneggia come se fosse uno di essi, ma la maggior parte delle volte che lo fa va sempre a finire male. E ovviamente queste situazioni sono occasioni per buttare una valangata di altre gag in questo fumetto. Basti pensare alla frase simbolo di questo personaggio, ovvero "fletto i muscoli e sono nel vuoto", o "ogni volta è la dice", o "l'orpisce in fulmine", o "cade giù da un dirupo o da un grattacielo, si rompe qualche costra, viene ingessato". In più l'autore ci piace ancora di più perché getta sto personaggio stupido e privo di superpoteri in situazioni pericolosissime. Basta pensare allo scontro di Ratman contro un torroncino gigante geneticamente modificato. Ecco, secondo me questo evento meriterebbe già l'acquisto di tutta la lezione. Ortolani inoltre conosce bene la psicologia di ogni supereroe, ne conosce i punti di forza e le debolezze, anche editoriali. Mi è capitato infatti di vedere dentro Ratman delle prese per il culo alla continuity Marvel, così intrippata e infinita che a volte nemmeno gli autori sanno come far tornare tutto. Anche zia May l'avranno fatta risuscitasse 1000 volte, ma la fate morire in santa pace quella povera vecchia di merda. A volte si scherza anche sulle manovre di marketing della Marvel per vendere i propri fumetti: le copertine metallizzate, i numeri zero, le varie, anti-gadget, il calco in gesso delle puppe di Mary Jane, eccetera, eccetera, eccetera. I genitori del ratto infatti sono stati uccisi, schiacciati da una folla attirata da degli sconti di un grande magazzino. Ovviamente si cita Batman e le sue origini. Addirittura Ratman è ricchissimo e a capo di un'enorme azienda. Tra le altre cose c'è anche un maggiordomo che lo aiuta e ne conosce l'identità. Vabbè, più citazione di così non si pole. Ratman nella sua vita di supereroe prima si chiamava Ratboy, un po' come Superman quando era Smallville. E per finire, il ratto prima faceva parte di varie squadre di supereroi un po' depressi e decaduti, proprio come Watchmen. Tra le altre cose, i primi numeri di Ratman pubblicati dalla Marvel Italia erano dei veri e propri team up, se così possiamo chiamarli, con degli eroi e degli antieroi famosissimi della Marvel. Per esempio nel numero 1 c'era l'Uomo Ragno, nel numero 2 il Dottor Destino, poi c'era Elektra, Wolverine e così via. Secondo me furono proprio questi team up a lanciare Ratman nell'Olimpo del fumetto italiano mainstream, e soprattutto a fargli fare molte vendite, perché una cosa così all'epoca non si era mai vista. Ormai siamo abituati a questi crossover, basti pensare al Segreto del Vetro di Giorgio Cavazzano, ma 15 anni fa era una cosa inaspettata vedere un personaggio famosissimo e americano come Spider-Man interagire con Ratman, che è un personaggio italiano che a quel tempo non si cava nessuno e che tra l'altro è la tua diretta presa per il culo. E non è finita qui, perché questo incontro era stato ufficializzato, pubblicato, pubblicizzato e marchiato a fuoco dalla Marvel Italia. Non giriamoci intorno, ragazzi, perché questo fumetto è stato un vero e proprio evento nella storia del fumetto italiano. Andrea Plazzi ci aveva proprio visto giusto, aveva visto questo Leo Ortolani che sapeva scrivere, sapeva far ridere e sapeva giocare con i personaggi Marvel. Ergo, pubblichiamolo come Marvel. E da quel punto in poi, ovviamente, vendite su vendite, ristampe su ristampe. Ancora oggi i primi numeri raggiungono dei prezzi esorbitanti, per non parlare dei lavori che Ortolani aveva realizzato prima di essere ufficializzato dalla Marvel Italia. Ho visto dei prezzi veramente allucinanti anche a Lucca Comics. Arrivati a questo punto del video, molti potranno dire: "Dè Dario, ma come lo compra a fare Ratman? A me i supereroi mi fanno ca, io mi leggo Bleach, pish, pish, fa una spadata, sto a posto tutta la vita". Tutti quelli che dicono così si meritano un bel tubo di Pringles su nel culetto, perché Ratman si può leggere anche se non si conosce l'universo supereroistico. Come ho già detto prima, il bagaglio culturale di Leo Ortolani è enorme e si estende a tantissimi altri campi. È un bel nerdone e non perde nemmeno un'occasione per inserire nelle proprie storie delle parodie del mondo cinematografico, videoludico o di altri fumetti. Sfogliando le pagine viene fuori di tutto: parodie di Rambo, Matrix, Terminator, The Ring, addirittura c'è stata una parodia sugli shoujo manga, quindi figuratevi un po' voi. Di solito questi tributi vengono ficcati dentro la serie regolare di Ratman, però per quelle parodie un po' speciali, un po' più lunghe, viene pubblicato un albo apposito. Quelle che mi hanno colpito di più sono stati Star Rats e Il Signore dei Ratti, parodie ovviamente di Star Wars e Il Signore degli Anelli. Mi è piaciuto molto anche Avarat, la parodia di Avatar. Quello che però mi ha fatto un po' storgere il naso è il finale, secondo me un po' troppo brusco e fuori dalla solita mentalità dell'autore. Di quest'ultimo albo però ho apprezzato tantissimo il fattore 3D. Per rendere più fedele la parodia al film di Cameron, il fumetto è stato realizzato completamente in 3D e all'interno dell'albo troviamo degli occhialini per leggerlo. Oddio! Oddio! Sembra che mi venga in faccia! Ah!
se questo tipo di frasi è riconducibile a un film di Jenna Jameson, il fattore 3D è veramente notevole. Raramente in Italia sarà visto un fumetto in tre dimensioni, forse un paio di volte, quindi Ortolani si dimostra un'altra volta innovatore. Non la vedo assolutamente, come molti l'hanno definita, una manovra commerciale, perché anche se in copertina c'è il bollino rosso scritto sensazionale, fumetto in 3D, ma se poi lo inizia a sfogliare la storia fa ca e non ti fa ridere, la voce si sparge e il fumetto resta lì sul bancone. Semmai così lo fece lo stesso Avatar, perché ci fecero due palle così con il sensazionale film in 3D e poi andavi al cinema e ti beccavi la copia di questi due film. Lea ne ha fatti veramente tanti di questi lavori extra, ma quello che mi piace molto è che dentro a questi fumetti ci ficca sempre Ratman. Ovviamente in questi lavori non viene chiamato Ratman, ma è lui, è il marchio di fabbrica di Ortolani, la classica maschera fino a qui col muso di scimmia, ha le orecchie ed è sempre stupido come un fagiano. Detto questo però c'è da dire che io non mi sono ancora focalizzato su un punto importante di questa serie a fumetti, ovvero l'altra faccia di Ratman. La serietà e l'epicità di questo fumetto. Anche se quando dici Ratman la gente pensa subito a un fumetto comico, demenziale, parodista, c'è anche il rovescio della medaglia. Infatti questo personaggio non è solo una parodia degli altri supereroi, ma anche lui è un supereroe e ha una propria storia, che era partita ovviamente senza tante pretese, ma che poi si è andata a complicare con il tempo. Certi personaggi man mano sono sempre stati più caratterizzati. Lo stesso Ratto, che era privo di senso e proprio lasciato a se stesso, ha ricevuto molta storia e siamo andati a scoprire un passato molto triste e profondo del personaggio. Addirittura quando Ratman verrà clonato c'è certi momenti dove Ratman viene investito da un'aura di epicità unica che proprio ti viene un baston da pollaia al posto della fava. E badate bene ragazzi, è difficilissimo trasformare un personaggio stupido e inutile in un personaggio epico, serio e spaccaculi. Questo vuol dire saper sceneggiare e saper comunicare quello che cazzo ti pare al pubblico. È come se Ortolani ci dicesse: oh bimbi, credevate fossi solo un cretino? Eh no, ho preso per il culo tutta la vita proprio. Quando penso a Ortolani mi vengono sempre in mente Elio e le storie tese, che hanno questi testi demenziali, comici, però se li vai a studiare sono molto intelligenti, senza contare che vabbè poi musicalmente sono fenomenali. Sono i tipici artisti polivalenti che hanno tantissimo talento e possono fare quello che vogliono con le proprie doti. Non so se però Ortolani avesse già in mente tutta la storia prefissata del ratto in testa, io penso proprio di no. Vedendo le prime storie infatti si vede che la storia avrebbe preso una piega completamente comica. Secondo me l'improvviso successo di Ratman ha spinto Leo a cimentarsi in qualcosa di più grande. Ha visto che se doveva spremere il personaggio un po' di più e voleva pubblicare molti più numeri, doveva dare un bel passato a un personaggio, doveva dargli una storia avvincente, mettergli dei personaggi di contorno veramente fighi intorno e poi magari farlo sparire per un po' come fanno i supereroi Marvel per davvero. Questa cosa del cambio di rotta nel mondo del fumetto succede spesso, l'ho vista per esempio in Bone e nel fumetto giapponese più venduto di tutti i tempi. Tirando le somme, bimbi, Ratman è un fumetto consigliatissimo, comico, dove si capisce come funzionano i linguaggi comici e dove via via ci si appassiona sempre di più alla storia del nostro protagonista. Ovviamente si apprezza di più conoscendo tutti quegli elementi pop che Ortolani infila nelle proprie storie prende per il culo. Quanto al disegno, beh, è un schematico, semplice, non è che mi faccia tanto impazzire, non è il mio genere. Però è figa l'idea di ispirarsi a Jack Kirby, disegnatore importantissimo della Marvel nella Silver Age. È figa l'idea di mescolare il tratto forte, deciso, epico di Kirby alle situazioni ridicole e fuori dal comune di Ratman. Se non avete milioni da spendere negli albetti, vi consiglio questo volumone edito da Panini Comics e Rizzoli, che contiene le storie più belle e le origini del ratto, magari se non vi fidate vi volete avvicinare al personaggio un po' più lentamente. Oppure ci sono le ristampe tutto Ratman, che contengono due o tre albetti e sono ancora reperibili. Vi consiglio assolutamente poi di recuperare le altre parodie di Leo e anche gli altri lavori come L'ultima burba o Venerdì 12, perché anche se non arrivano a livelli del ratto meritano una lettura sicuramente. E poi assolutamente evitate come la peste la serie animata, che tutti l'aspettavano ma ovviamente è andata sulla Rai, quindi è per bimbi di 3 anni. Sembra di vedere Tommy Oscar, ve li ricordate? Quel bimbetto biondo col moscio villano in testa e quell'alieno con due palle al posto dell'occhio andavano in giro ubriachi, c'è da risolvere i misteri, ma andata vaffanculo. Questa serie animata non vuol dire nulla, non mantiene lo spirito di Ratman nemmeno per un secondo. Guarda, evitatela, scordatevela, proprio dimenticatevela. Per chiudere il discorso, care riviste emergenti, cari autori sconosciuti o care persone che stanno cercando di pubblicare il proprio fumetto, non arrendetevi mai. È molto dura, lo so, però tenete sempre in mente Ortolani che ce l'ha fatta e magari anche altri autori italiani che però prenderò in esame in altri video. Non scordatevi mai che l'originalità e la perseveranza premia, quindi state tranquilli.
Anzi, guarda, facciamo così: se ci avete un lavoro nel cassetto, da un fumetto che state provando a mandare in giro ma non ce la fate, mandatelo. Guarda, il mio indirizzo è pierofasulli@hotmail.it. Io non sono assolutamente un dio sceso in terra, ma nel mio piccolo vi posso dare qualche consiglio. E poi, se magari mi garba, si pubblicizza un po', si fa un po' andare in giro, dai. Ah, poi voglio assolutamente sapere che autori italiani leggete, quindi ditemelo in un commentino qua sotto, perché sarò curioso di leggerli. Vorrei rispondere anche a quei simpaticoni che nei commenti dell'ultimo video mi hanno scritto: Dario, l'Italia va a puttane e te pensa fumetti, ma ficcati lì nel culo, vai a lavorare. Cari miei, come ho già detto in quel video, nel mio canale si parla di roba nerd, la politica la lascia a chi la sa fa. Comunque sia, il fumetto rimane in commercio, quindi se noi riuscissimo a smuovere la situazione in Italia, magari potremmo vendere anche i nostri prodotti all'estero. Significa far girare l'economia, un po' come il turismo, la moda, ci faremo conoscere nel mondo e cercheremo di spaccare i culi come abbiamo fatto già in passato, e alla grande proprio. Detto questo, saluto tutti quelli che mi seguono e che mi pubblicizzano, come il buon Pirro, l'admin della pagina Pokémon che mi sostiene sempre, che ha aperto un canale YouTube e ha fatto un video sulle leggende metropolitane dei Pokémon. È abbastanza carino e io vi consiglio di andarlo a vedere, vi lascio il link qui sotto insieme a tutti i miei contatti. Saluto anche Federino Cutigno Battini, che è stato il più originale a distruggere la bacheca del signor Bumolo. Complimenti, hai vinto tu. Informo tutti che il prossimo video che realizzerò ovviamente sarà su Lucca Comics, dato che è stata un'esperienza incredibile per me, voglio comunicare a voi cosa ho provato. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace e condividete su Facebook, su Twitter, insomma lo sapete. Il video finisce qui. Un bacione dal vostro amico Dario Moccia. No, non sono normale io. Proprio stupido.